Gaetano Auteri, andiamo subito in diretta. Buonasera mister, per commentare questa sconfitta che fa molto molto male. Abbiamo fatto una brutta partita, non è piaciuta, poi magari qualcuno potrebbe dire inconsapevolmente oppure in un modo legittimo, sì, non abbiamo mai subito grandi occasioni, abbiamo creato, ma non mi è piaciuta a me la squadra, c'è un'involuzione netta anche rispetto a quello che, anche a quello che abbiamo fatto fino a 7 giorni fa, e c'era molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto all'inizio del campionato, in cui sotto il profilo del gioco avevamo fatto bene, però poi incappavamo in situazioni in cui prendevamo il gol, allora forse la piazza un po' ha messo un po' di pressione, discussioni, 2 centrocampisti, 3 centrocampisti. Questo è un gruppo anche giovane che ha bisogno di essere guidato, ci sono tanti giocatori che sono alla prima esperienza, però io parto da questo, c'è una netta involuzione, oggi a me la squadra non è piaciuta, a parte il fatto che potevamo anche vincere la partita. Poteva anche capitare, perché così come ha detto bene a loro poteva dire bene a noi, oppure non perderla, ma cambia poco, io non sono abituato a valutare così. E quindi è su questo che dobbiamo fare riflessioni. C'è un obiettivo importante che tutti quanti avevamo a mente. Purtroppo è inutile parlare di queste cose qui, perché il tempo passa e perché ti allontani, perché obiettivamente di che cosa parliamo quando facciamo questo tipo di prestazione. Allora io dico che dobbiamo ritornare ad avere quel tipo di faccia, poi i 2 centrocampisti, i 3 centrocampisti, quel tipo di faccia. Oggi a me la squadra mi è piaciuta per questo motivo. È stato richiamato dal team manager Francesco Troiano ed è andato sotto la curva, si sono sentiti da qui i cori di disapprovazione dei tifosi. Cosa le hanno detto i tifosi? Ma i tifosi hanno passione, fanno sacrifici e giustamente subiscono le negatività e sono arrabbiati, così come siamo arrabbiati noi, ma noi lo facciamo per professione, anche se personalmente ogni volta che ho lavorato in un posto ho sempre sposato la causa, perché gioco forza è così. Quindi mi hanno chiamato, io sono andato, io ho voluto soltanto chiarire alcune cose, io di solito non vado con i tifosi, sono fatto così. Vado quando ci sono negatività, perché ci so mettere la faccia, perché so prendermi le mie responsabilità, perché non mi nascondo dietro a nulla. Ma io mi auguro che possa capitare anche presto, quando ci sarà da raccogliere elogi io starò fuori. Questo un po', loro mi hanno accusato di questo, ma lei non si presenta mai, io appena mi chiamano mi presento sempre, perché la faccia ce la so mettere, perché sono uomo del sud, perché so stare al mondo, perché so come funziona, perché so che bisogna avere rispetto. Vaglio sta con l'occhio che lacrima. No, dico delle cose che sono così, perché le sento da dentro, io non le dico, io non sono una persona né falsa né che ama dire, io dico quello che penso, quindi a me gli elogi mi imbarazzano, quindi anche quando ho vinto i campionati ho salutato per rispetto e me ne sono andato dentro. Adesso mi hanno chiamato e mi hanno detto perché non ci metti la faccia, la metto sempre la faccia, quindi ho portato via i ragazzi e ho fatto, ma è giusto così. Lei ha detto una cosa, Auteri, ha detto la squadra è in involuzione rispetto alle ultime prestazioni. Lei si sente un po' in discussione in questo progetto o ha parlato già con Matteassi, si va avanti? Guardi, io, chi fa questo lavoro, chi allena, le discussioni, ma sia nei momenti negativi che nei momenti positivi, le fa continuamente, ogni cosa che si fa, ogni cosa che si determina, ogni cosa che viene stabilito nel progetto settimanale, mensile di lavoro o quotidiano, è sempre figlia di riflessioni e di... Certo che sì, però voglio dire, io la faccia ce la so mettere, non mollo, è così come ho anche la capacità di analizzare. Il nostro problema è quello, ritornare ad avere una faccia più sfrontata, una faccia quindi più... Quindi lei intensa. Si sente in discussione in questo momento? Ma questo lo dovete chiedere alla società, non a me. Io discuto sempre con me stesso, nel senso che mi metto continuamente in discussione, perché chi fa questo lavoro lo deve fare. Vado all'auricolare per una domanda, una da studio del nostro Massimo Profeta. Massimo, all'auricolare il tecnico Auteri per una domanda, ti ascolta. No, mister, buonasera. Intanto, quando ha detto dobbiamo tornare ad avere una faccia più sfrontata, significa che in qualche modo si è snaturato anche l'allenatore in quest'ultimo periodo? Ma non è che l'allenatore sia snaturato, l'allenatore sa trasmettere. Il problema è quando si va sempre alla ricerca di soluzioni. Allora noi vediamo, ma voi pensate che io non voglio mettere in campo gli stessi 11, 12, 13? Il problema è che qui, per un motivo o un altro, questo è un vero problema, un grande problema. Andiamo sempre alla ricerca della continuità, no? Della continuità delle prestazioni. Quindi i cambiamenti,
magari non sta bene uno, non sei soddisfatto di uno, entra un altro, entra un altro ancora. Quando siamo andati alla ricerca dei cambiamenti, perché le prestazioni non sono state adeguate anche oggi, ma io parlo di squadra complessivamente, ma l'allenatore non si fa condizionare da nulla, i giocatori sì, purtroppo, io alleno, non vado in campo, ma i giocatori sì, in questo momento i giocatori, siccome comunque è un buon gruppo, è un gruppo che dal punto di vista dell'impegno non si nega, grandi e piccoli, poi è chiaro che evidentemente i risultati dicono che abbiamo dei limiti, però risettiamo tutto e ripartiamo da cosa? Dall'obiettivo, dall'unico obiettivo che deve essere quello di ritornare a giocare un calcio intenso, quello che abbiamo dimostrato di saper fare all'inizio, poi purtroppo prendevamo i gol, ma come vedete i gol li prendiamo ugualmente, non sono figli di come stavamo in campo, dei due centrocampisti, dei tre centrocampisti, purtroppo li prendiamo e li prendiamo anche senza concedere chissà quali grandi occasioni all'avversario, però puntualmente li prendiamo, allora questa è una costante, allora giochiamo un calcio diverso, resettiamo, non pensiamo più a obiettivi importanti, pensiamo alla crescita di tanti giocatori giovani in questo gruppo che devono vivere un'esperienza importante anche con l'esempio dei grandi.